cara Barberina, è incredibile il lavoro che Verdi ha fatto e fa tuttavia e farà dopo la rappresentazione di Falstaff. Che se ostacoli di malattia o d'altro non vengono a frapporsi, andrà, se Dio vuole, in scena l'avventura settimana. Aggiungi il numero infinito di lettere e di domande d'ogni sorta che in mezzo a questa complicazione di lavoro assiduo, materiale, morale, vengono ad assediarlo e ad opprimerlo. Ed avrai così un'idea della vita di Verdi in questi giorni. Io non lavoro, né posso aiutarlo in niente, ma ho una tale tensione, un'agitazione di spirito che vedo l'indomani della prima recita, qualunque ne sia l'esito, come la liberazione di un incubo penoso, opprimente. I seccatori, gli ammiratori, gli amici e i nemici, i veri musicisti, quelli che vorrebbero far credere di esserlo, i critici veri, i parolai, i maldicenti smuccheranno a frotte da tutte le parti del mondo. Alcuni sono già arrivati ed altri arriveranno. E le domande di posti continuano, come se il teatro dovesse essere grande come la piazza d'armi. Io non esco quasi mai. Sono andata ieri a sera per la prima volta alla prova e se devo giudicare con la mia testa e dalla mia impressione, mi pare l'avvenimento di un genere nuovo, anzi, la data di un'arte nuova, musica e poesia. L'affezionatissima sorella, Peppina Verdi. L'avvento, dunque, anzi l'avvenimento di un genere nuovo, un'arte nuova. Beh, se ne è accorta anche la Peppina, come avete sentito, ossia Giuseppina Strepponi, in questa lettera del febbraio del 1893. Giuseppina Strepponi, a cui ha donato per l'occasione il suo volto e la sua voce, come avete visto, Carla Fracci. Opera nuova sì, ma profondamente radicata nella tradizione europea, come si diceva prima, e c'è un'altra conferma di questo legame. C'è insomma un altro punto di contatto tra Falstaff e Le nozze di Figaro ed è rappresentato dall'ultimo atto di entrambe le opere. Nel Falstaff, nell'ultimo atto, fa il suo ingresso in maniera anche sorprendente quell'elemento magico e notturno che è proprio quello delle nozze di Figaro. I due ultimi atti delle due opere sono entrambi ambientati in un giardino notturno, è un giardino in cui avvengono mascheramenti, equivoci, scambi di persona, insomma c'è l'ingresso di questo elemento feeric che è assolutamente estraneo alle tradizioni dell'opera italiana e che invece è molto legato per esempio all'opera inglese da Henry Purcell fino a Benjamin Britten ovviamente, per non parlare della tradizione magica, sovrannaturale, favolistica dell'opera tedesca. Ecco che allora le tradizioni tedesca e inglese fanno il loro ingresso prepotentemente in Falstaff e contribuiscono a ottenere, a raggiungere quel genere nuovo di cui parla anche la Peppina, cioè Giuseppina Strepponi. E allora proviamo un po' a tirare le fila di questo ragionamento. Due dunque gli elementi forti che caratterizzano le novità di Falstaff. Da una parte questa concezione drammaturgica basata sulle relazioni tra caratteri, su questa commedia strumentale dentro la quale finiscono forme chiuse di carattere strumentale utilizzate però in funzione vocale. Dall'altra l'ingresso, il cuneo quasi rappresentato dall'elemento magico, sovrannaturale, fantastico. E allora intorno a questi due elementi si giocano le novità di Falstaff. Mitrio che triove tolpo, riconosco Bartolfo! Naso per mio, naso per mio, puntuta resina, bomba di resina, salvarla, vieni spartus, specchia la banda, stecca di sertore, schiena un inferno, arriva a zecca, vampiro, menisco, ricolgo la triove! Ho detto, se mentisco, voglio che mi si spacchi il cinturone! Bravo!
Nell'intrecciarsi dunque tra questi due elementi si trova quel pandemonio, come lo descrive Arrigo Boito, che rappresenta la forza creatrice, l'energia vitale di quest'opera. Cosa significa però pandemonio? Che sembra una di quelle parole un po' bizzarre e curiose che Boito utilizza anche un po' per epatè i suoi lettori e i suoi spettatori. La spiegazione ci viene ancora una volta dal preziosissimo carteggio tra Boito e Verdi, in cui si parla finalmente di questo misterioso pandemonio. Caro Boito, se avete scoperto una buona quicli, io sono l'uomo più felice della terra. Quella parte mi dava molto da pensare, che oltre l'interesse scenico, la musica ha una tessitura molto bassa. Io non ho potuto fare diversamente, essendo quattro le parti di donne, bisogna bene che almeno una sia bassa. Il pancione è sulla strada che conduce alla pazzia. Vi sono dei giorni che non si muove, dorme ed è di cattivo umore. Altre volte grida, corre, salta, fa il diavolo a quattro. Io lo lascio un po' sbizzarrire, ma se continuerà gli metterò la museruola e la camicia di forza. Barberina sta meglio, si alza e pranza da tre o quattro giorni con noi. Pepina vi saluta e io vi stringo affettuosamente le mani. Vostro Giuseppe Verdi, Sant'Agata, 12 giugno 1891. Caro maestro, evviva! Lo lasci fare, lo lasci correre, romperà tutti i vetri e tutti i mobili della sua camera, poco importa, lei ne comprerà degli altri. Sfracellerà il pianoforte, poco importa, lei ne comprerà un altro. Vada tutto a soqquadro, ma la gran scena sarà fatta. Evviva! Dai, 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 che pandemonio! Ma un pandemonio chiaro come il sole e vertiginoso come una casa di pazzi. Io so già il che farà lei. Evviva! Le garantisco quickly, sino al sol basso la sua voce è eccellente e il medium è una bellezza. Mi fa tanto piacere sapere che la signora Barberina sta meglio. Me la saluti tanto insieme alla signora Giuseppina. Una buona stretta di mano del suo affezionatissimo Arrigo Boito. Milano, 14 giugno 1891. Un pandemonio chiaro come il sole, vertiginoso come una casa di pazzi. Ecco che cosa ho in mente allora Arrigo Boito, un gioco frenetico, irresistibile di caratteri e di combinazioni tra i caratteri che abbia però una tinta chiara, luminosa, aperta, perennemente leggera. Ecco, su questo forse si consuma a posteriori la frattura forse più appariscente tra Verdi e Boito. Una frattura che non incide certo nei rapporti tra i due uomini, che rimangono anche, anzi, idilliaci fino alla fine della vita di Verdi, ma è una frattura che pesa soprattutto su di noi, spettatori moderni di Falstaff. Verdi, infatti, nella sua scrittura musicale non ricerca mai le tinte chiare, le tinte luminose, sia nei registri vocali, sia nei timbri orchestrali, sia nelle scelte armoniche legate a, in fondo, alla vecchia tradizionale poetica degli affetti. Ebbene, Verdi cerca sempre le tinte grigie, le tinte medie, se non proprio le tinte scure. E questo è molto chiaro non soltanto nel finale dell'opera, ma in ogni momento in cui la presenza di Falstaff inclina verso il senso della fine, il senso della caducità. E allora forse questo significa che accanto ai nove personaggi che impazzano, si travestono e si riconoscono nel giardino di Windsor, forse dovremmo aggiungere altri due personaggi squisitamente femminili che non ci sono, ma che dobbiamo immaginare, pensare come nascosti dietro un velo. Il primo personaggio si chiama Malinconia, il secondo si chiama Sensualità.